Per voi, le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi riportati dalla redazione di Calcio in Pillole. La Gazzetta dello Sport apre con il caso legato a Theo Hernandez e Rafael Leao. Theo e Leao ultimo avviso, tutta la verità sui ribelli del Milan. Il confronto con Fonseca, la telefonata di Ibra e le scuse. Ma basta con le scenate. Taglio alto dedicato alla corsa scudetto tra Inter e Juventus, Inter-Juve senza tregua sullo scudetto tira aria di derby d'Italia. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Napoli liberato Osimhen va al Galatasaray. Dela cede il nigeriano in prestito per un anno. Il club turco garantirà a Victor l'ingaggio da 11 milioni. Taglio basso dedicato al City dell'Italia, Luciano Spalletti, io il primo a cambiare parla Spalletti. La sua verità, la sua estate, il futuro. Spazio laterale per Roma, Milan e Inter, Smalling sblocca Hummels, Leao che lite con Di Canio, è un Inter double face. La prima pagina di Tutto Sport dà spazio all'intervista di Cesare Prandelli. Thiago ripagherà la Juve, intervista esclusiva a Prandelli, con l'Italia è stato CT dell'allenatore bianconero. Taglio laterale per il Torino, già 19 anni di Cairo al Toro, contestazione senza fine. Corriere della Sera, Medio Oriente in apertura, con Biden che si allontana da Netanyahu dopo lo sciopero contro di lui, tensione USA-Israele. In spalla l'editoriale di Angelo Panebianco sul conflitto Kiev-Mosca, L'Ucraina e i dubbi italiani. In taglio Meflio, fotonotizia sulle Paralimpiadi, la medaglia di Bortuzzo, non ho mai mollato. Poi il caso che sta travolgendo il ministro della cultura, San Giuliano si difende. Ma Boccia pubblica i documenti sul G7. In taglio basso, il CT della nazionale, Spalletti, è l'estate più brutta, ho fallito. Willian giocherà con l'Olympiakos, l'ex Arsenal e Chelsea riparte dalla Grecia. Willian ha deciso di non proseguire in Premier League con la maglia del Fulham ed è tornato sul mercato degli svincolati da tempo. Il brasiliano, che in passato ha vestito le maglie di Arsenal e Chelsea, ha firmato con l'Olympiakos, club che ha vinto la scorsa Conference League battendo la Fiorentina in finale. Porto, rinforzo sulla corsia mancina, contratto fino al 2029 per Francisco Moura. Rinforzo sulla fascia sinistra per il Porto. I Dragoes hanno infatti acquistato dal Famalicão il terzino classe 99 Francisco Moura. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029. Un altro trasferimento in Arabia. Danilo Pereira dice addio al PSG, ed Al Ittihad. Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Al Ittihad ha acquistato dal PSG il portoghese Danilo Pereira, sborsando circa 5 milioni di euro. Il club francese ha ringraziato il mediano per il suo contributo, mentre quello saudita lo ha accolto scrivendo, una nuova tigre in città. Marcos Leonardo lascia l'Europa, l'ex obiettivo della Roma giocherà nell'Al Hilal. Dopo meno di un anno al Benfica, Marcos Leonardo lascia i portoghesi e si trasferisce per circa 40 milioni di euro in Arabia Saudita, dove giocherà per l'Al Hilal. L'ex obiettivo di mercato della Roma abbandona quindi il calcio europeo per un paese sicuramente in crescita, ma che è ancora molto indietro per quanto riguarda il livello del campionato. Lo seguivano Napoli e United, ora rinnova con il Nizza, Barra ha firmato fino al 2028. Oggi Cinice è lieta di annunciare il prolungamento di Melvin Barr fino al 2028.
annuncia così il rinnovo del terzino sinistro il club francese, respingendo così le avances dei top club, che anche in estate avevano provato ad acquistarlo. In passato era stato seguito pure da Napoli e Manchester United, di seguito il comunicato integrale. Bar da adesso sarà legato al club fino al 2028. Arrivato nella contea nell'estate del 2021, Melvin Bar, 23 anni, resterà per 3 stagioni intere in rossonero. Formatosi a Lione, Melvin ha giocato 117 partite con la palestra, segnando 3 gol e 4 assist. Prima l'offerta della Roma respinta, poi il rinnovo, Badé prolunga col Siviglia. Il Siviglia ha resistito e ha fatto muro quando la Roma negli ultimi giorni di mercato ci ha provato per Loic Badé e ora ha rinnovato il contratto del difensore. Come si legge dal sito ufficiale della società andalusa infatti, il centrale ha firmato fino al 2029. Di seguito la nota integrale. Loic Badé ha firmato un rinnovo contrattuale che lo terrà al club fino a giugno 2029. Il difensore centrale francese è arrivato per la prima volta qui durante la sessione di calciomercato di gennaio 2022-23, in prestito dallo Stade Rennes FC. Il Chelsea blinda il suo bomber per 9 stagioni, Jackson firma un rinnovo unico. Nicolas Jackson ha appena firmato il suo nuovo contratto con il Chelsea valido fino a giugno 2033. Il nazionale senegalese ha messo nero su bianco un accordo con i Blues, voluto proprio dal club che è molto soddisfatto del suo impatto in Premier League. Il nuovo contratto di 9 stagioni, riferisce l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è stato negoziato dal suo agente Ali Barat, proprietario della Epic Sports, e presto è attesa l'ufficialità. PSV, colpo per presente e futuro, dal Nordsia Island e con Agalo, le cifre dell'affare. Colpo per il presente e per il futuro in casa PSV Eindhoven. La società olandese ha annunciato l'acquisto di Adamo Nagalo, 21 anni, difensore, arrivato a titolo definitivo dal Nordsia Island. Il costo dell'operazione, secondo diversi media nei Paesi Bassi, si aggira sui 7 milioni di euro, di certo non pochi per un club come il PSV. Nagalo, nazionale del Burkina Faso, ha partecipato anche all'ultima Coppa d'Africa, è un difensore centrale classe 2002. Di seguito il comunicato ufficiale. Il PSV rileva Adamo Nagalo dall'FC Nordsia Island. Il nazionale del Burkina Faso ha firmato lunedì un contratto che lo legherà al PSV fino all'estate del 2029. Alex Tell lascia L.A.L. Nas. Annunciata la risoluzione consensuale dell'ex Inter. Un anno dopo il suo sbarco, Alex Tell lascia l'Arabia Saudita. Nell'estate del 2023 il terzino brasiliano aveva lasciato il Manchester United, per circa 5 milioni di euro, e aveva firmato con L.A.L. Nas. Ma oggi il club della Saudi Pro League ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto. L.A.L. Ittihad fallisce l'offensiva per Trossard. L'Arsenal rifiuta l'offerta, cifre e dettagli. Niente Arabia Saudita per Leandro Trossard, nonostante dalla Saudi Pro League ci sia stato un forte pressing. Nelle ultime ore all'Arsenal era arrivata una proposta ufficiale da 35 milioni di euro, direttamente dalla AL Ittihad, che aveva inserito l'esterno offensivo belga nella sua wishlist, facendone di fatto una priorità. Ma i Gunners hanno deciso di rifiutarla.